Se segui il mio canale, se segui il mio podcast su tutte le piattaforme, parola di Life Coach, sicuramente mi avrai sentito parlare di to-do list. Che cosa sono le to-do list? La lista delle cose da fare. La sera prima, la notte prima, faccio una lista di cose da fare il giorno dopo e questo mi serve per aumentare, in questo caso, e migliorare soprattutto la mia produttività. Sapete quella famosa regola che dice che se non lo scrivi non esiste. La to-do list ti permette di mettere in ordine le idee, ti permette di andare a letto senza dover pensare a quello che devi fare il giorno dopo perché lo hai scritto, e quando ti svegli la mattina ti permette di non avere lo stress del oddio, sarà una giornata lunghissima perché hai già fatto un piano che dovrai semplicemente, con rigore, d'accordo, con precisione, seguire. Questa è una to-do list. La lista delle cose da fare, ma non basta. Ci serve un altro tipo di lista che sta in testa a tutte le liste. È la lista più importante ed è la to be list. Come voglio essere? Non c'è una vera e propria traduzione in questo. Come voglio essere? È la mia vision. Voglio essere in questo modo, voglio essere una persona felice, voglio essere una persona ricca, voglio essere una persona sempre disponibile per gli altri, voglio essere una persona coraggiosa, voglio essere una persona forte. Ovviamente ognuno di questi aggettivi ha un significato personale. Che cosa significa forte? Per me significa qualcosa, per te significa qualcos'altro. Che cosa significa una persona ricca o di successo? Ognuno ha un concetto personale e quindi questi aggettivi vanno poi declinati. Ma questa è la to be list, la lista del come voglio essere. Ecco, questa mi sembra una traduzione più appropriata. E questa è sopra alle to do list, perché la to do list è di servizio alla to be list, cioè cerco di essere più chiaro. Faccio queste cose, to do list, svolgo queste azioni oggi per poter realizzare me stesso, to be list. Parti da una to be list. Semplifichiamo il processo. È difficile guardarsi nel futuro lontano, allora come vuoi che la tua vita sia da qui a 3 anni? Inizia a fare una mappa, inizia a disegnare se ti aiuta, inizia a scrivere, a cancellare. È un processo, non lo riuscirai a fare magari subito in questo momento, ma comincia adesso e lavoraci tutti i giorni sulla to be list e crea una visione, crea un'immagine, perché quella ti darà la direzione. Con i miei clienti lavoriamo sulla to be list a un certo punto. Come vuoi essere? Come vedi la tua vita da qui a? Quali risultati vuoi ottenere? Cosa è necessario fare? To-do list per arrivare alla tua to-be list. Parti subito nel disegnare, nel creare un'immagine di te ideale, di come vuoi essere da qui a 3 anni, 6 anni, 10 anni, 20 anni. La to be list. Ci vediamo al prossimo video.